Allora, ancora un Daily Pill, ragazzi, qualunque sia la situazione meteorologica lo farò. Ormai mi sono detto, Marco, devi essere costante e sarò costante. L'importante è non essere costanzo. Vabbè, e allora potremmo parlare, sapete di cosa? Di quali sono i segnali che una ragazza vi deve dare per farvi capire che ci sta. Una domanda chiesta 100 miliardi di volte. Ho visto un po' cosa propongono gli altri canali, gli altri contenuti di seduzione, sia americani sia italiani. Dicono un po' tutti le stesse cose, le cose che sappiamo. Cioè, ovviamente, se la ragazza ti tocca, parla sempre con te, si tocca i capelli, ti guarda in maniera languida, beh, evidentemente sta pensando, io questo qua me lo faccio. Però, diciamo, questo è abbastanza banale, abbastanza obiettivo. Basta non essere completamente stupidi. È vero che spesso capita di essere completamente stupidi, anche complice quello che si è fatto la sera prima, magari io la mattina, come dico sempre, per esempio, sono completamente stupido. Una ragazza mi si potrebbe presentare in camera da letto con le gambe aperte e con le insegne luminose, inserire lì, e io comunque non capirei la mattina. Poi fortunatamente mi sveglio, quindi c'è speranza per tutti, ragazzi. La cosa che ho imparato negli anni, la cosa più importante che ho imparato negli anni per capire se una ragazza ci sta o meno, volete sapere qual è? È una cosa, ve lo dirò domani, no scherzo, lo dico adesso, è se la ragazza è ancora lì e non se n'è andata. La mera presenza di una ragazza davanti a voi mentre le parlate vuol dire, in termini pratici, che ci sta, nel senso, voi magari approcciate una ragazza, conoscete una ragazza a una festa, ci cominciate a parlare, video sull'importanza della conversazione facile, fluida, spicciola, normale, ve lo linko in descrizione, e vedete che comunque la conversazione va un attimo, c'è una sorta di scambio, non siete due zombie che non stanno dicendo un cazzo e non si stanno scambiando nulla, ma ognuno sta dicendo la sua, la conversazione non muore. Quando tu stai zitto, non 30 secondi con la faccia di Jack Nicholson, lei riprende a parlare. Quando sta zitta lei e tu hai qualcosa da dire, che senti davvero di voler dire, ricominci tu la conversazione. Insomma, è una conversazione, seppur banale e spicciola sul più e il meno, è una conversazione che comunque funziona. Il fatto che la conversazione funzioni è l'unica cosa che vi deve guidare. Perché? E questo è il concetto più importante. Perché lei potrebbe anche andarsene, però rimane. Allora, ciò che bisogna guardare è ciò che lei potrebbe non fare, ma fa. Per esempio, il fatto di rimanere a parlarvi, il fatto che ricomincia la conversazione, se ovviamente voi gliene date la possibilità, nel senso di rimanere 2-3 secondi zitti per vedere se lei deve dire ancora qualcosa. Il fatto che tu dica qualcosa che vuoi dire e lei dica sì, questo è vero, questo no, questo, e si continua a parlare. Lei potrebbe benissimo andarsene, ma non lo fa, e questo è l'unico segnale di cui avete bisogno. Un'altra possibilità di come si estrinseca questo concetto: state parlando con questa ragazza e se ne va. Ah, vabbè, ma non tutto è perduto. Magari vi dice, devo andare in bagno. Benissimo, quello è un test fantastico. Se deve andare in bagno per davvero, voleva semplicemente finire la conversazione. Poi rimanete là. Lei va in bagno, che fa? Torna da voi per parlare? O se ne va? Se se ne va, non doveva davvero andare in bagno, voleva semplicemente finire la conversazione. Se ritorna, beh, quello è il din 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 della serata, nel senso che se ritorna a parlare con voi dopo che andate in bagno, beh, allora poteva benissimo non farlo. Quando esce dal bagno, lei ha due possibilità, entrambe ottime: andare a parlare con qualcun altro alla festa o tornare da voi. Se torna da voi, è una cosa che poteva non fare, ma che ha fatto.
le cose importanti appunto sono le cose che le donne possono non fare. Questa cosa è estremamente potente. Se vedete per esempio che state rimanendo sul balcone da soli durante la festa, o in, una, in un posto in cui magari la gente se ne sta andando e vi sta lasciando da soli e tende ad andarsene pure lei e se ne va pure lei, beh, allora quello significa che non era così interessata. Se invece resta, ancora una volta, resta, e quello è l'unico segnale di cui avete bisogno, perché lei poteva non farlo, poteva andarsene. Il poteva non farlo è l'unica cosa, l'unica stella che vi deve guidare nella vita proprio. Un esempio di questo è vabbè, ok, la mia ragazza mi odierà per questo esempio, vabbè, comunque tanto tempo fa che non la conoscevo, c'era una ragazza che non mi dava alcun segnale, una ragazza di Roma che tu avresti detto ma questa qua non mi si fila minimamente, particolarmente buona, ma cioè sì, appunto, conversazione normale, ma niente di che, né come dicono gli altri guru di seduzione, si toccava quando mi guardava i capelli o mi toccava o mi faceva segnali particolari, mi guardava in maniera languida, niente di niente. Allora l'unico fatto insomma, e io ero particolarmente scemo all'epoca, non capivo molto questo fatto di cose che potrebbe non fare. Avevamo tipo un concerto insieme, non mi ricordo dove ci eravamo conosciuti, però tipo non eravamo di Roma, ma io l'avevo conosciuta là, però ci risentimmo e volevamo andare a questo concerto insieme. Allora lei disse, vabbè, prendiamo un B&B insieme e andiamo al concerto, no? Io ero scemo all'epoca e dicevo, vabbè, evidentemente il B&B lo vuole prendere solo per andare al concerto, no? Che è un, io già so, è un pensiero che avrete fatto, vi sarà capitato di fare a tutti voi, perché quando il maschio è scemo e non vede i segnali è sempre così. Più che altro, quando tu pensi di essere una merda e non pensi di essere sexy, cassi completamente tutti i segnali possibili ed immaginabili della tua coscienza. Quindi ovviamente la tipa ti dice andiamo a vedere un concerto insieme, prendiamo un B&B a Roma insieme, e tu dici no, sicuramente è solamente per il concerto, invece sei un totale rincoglionito. Vabbè, niente, andiamo a Roma, ci vediamo la mattina, la sera c'è il concerto e dopodiché torniamo insieme in taxi a casa, cioè al B&B. Nel taxi lei si mette da tutt'altra parte, cioè io sto dietro da una parte a un finestrino, il finestrino destro, e lei sta a 18 km dall'altra parte del finestrino sinistro. E dico, ah cazzo, allora niente, non c'è tempo per gatti proprio. Durante il concerto poi non mi aveva mostrato nessun segnale, avevo pure provato magari un po' ad avvicinarmi, eccetera. E niente, non è successo niente. Allora dice, cazzo, evidentemente proprio non c'è tripa per gatti. Vabbè, torniamo al B&B. Niente, stiamo stanchissimi, si dorme, bisogna dormire in quel momento. Cioè, arrivati a quel momento eravamo distrutti e l'unica cosa era dormire. Quindi io mi lavo i denti, lei pure si lava i denti, mi metto a letto. Dopodiché si mette a letto anche lei. Io però rimango a pensare un attimo, dico, però è un po' strano, nel senso, cioè alla fine, cioè cazzo, Marco, sei un uomo con un'altra donna nel letto, quindi comunque tu una cazzo di prova, una cazzo di mossa la devi fare. E poi, porca puttana, dai, cioè siete insieme in un B&B, vabbè, senti, tu buttati, prova. Vabbè, insomma, le ho menato qualche battuta così, giusto per scherzare sulla giornata. A un certo punto che faccio? Mi fermo un attimo, 2-3 secondi, dopodiché parto per baciarla. Dico, questa qua sicuramente mi dà uno schiaffo, ma non fa niente. No, ci sta ragazzi, ci sta! E quella notte fu una notte interessante. E quindi, la morale di questo cos'è? Lei pensava, ma scusa, io più che dirgli dormiamo insieme in un B&B, ma che cazzo altro devo fare? Cioè, mi devo svendere così? Magari pensa che sarà una zoccola se faccio più cose ancora. Io gli ho dato veramente un segnale assolutamente inequivocabile, più di questo non potevo fare. Cioè,
potevamo dire vediamoci per questo concerto perché questa band ci piace entrambi, e niente, ognuno prende un suo B&B come è normale che sia, dopodiché ci vediamo al concerto e poi ce ne andiamo. Ma lei ha proposto invece di dormire insieme nello stesso letto in un B&B, quindi più di questo che cazzo deve fare una donna? E spesso le donne sono frustratissime da questa cosa, cioè io che altro devo fargli per essere esplicita ma senza sembrare zoccola? È difficilissimo, è una partita a scacchi che giocano sempre con se stesse, quindi voi ragazzi dovete essere sempre allerta su cose che loro potevano non fare, avrebbero potuto non fare, ma hanno fatto. Questa è la cosa da portare a casa della Daily Pill di oggi. Spero vi sarà utile, magari vi saranno venuti in mente un casino di altri momenti in cui questa cosa era successa ma voi non ve ne siete accorti, quindi adesso andrete a frustarvi giustamente con il cilicio. Metteteci più forza ancora, perché immaginate che anch'io stia partecipando alla vostra frustigazione, perché ve la meritate tutta. E niente, questa era la Daily Pill di oggi. Come sempre fatemi sentire la vostra fantastica presenza, violenta e prorompente. Commentate, mettete like, iscrivetevi, fate iscrivere anche altre persone. Comunque sono molto contento perché da quando faccio il Daily Pill, in 20 giorni il canale è cresciuto di 50 iscritti, che è una cagata in termini assoluti, però per un canale così piccolo è veramente un'ottima cosa. Quindi ci vediamo quando arriverò a 1000, 10.000, 100.000. Andate anche a vedere il canale di Instagram, lo dico sempre perché è molto carino, ci sto mettendo un casino di cose. Detto questo, come sempre, che sto per dire? Che sto per dire? Che sto per dire?